ciao a tutti. Oggi vi voglio far vedere alcune operazioni a verde che si possono fare su una pianta di susino. Come sempre ripeto che la gestione delle piante, soprattutto le piante giovani, va fatta durante il periodo estivo, poiché attraverso piccole operazioni siamo in grado di regolare meglio la vegetazione. Bene, questa è una pianta giovane, tra l'altro inserita in mezzo a un orto, cosa che io sconsiglio di mettere delle piante dove si coltiva l'orto, perché intanto fa ombra alle piante coltivate, ma poi anche le radici si espandono, quindi daranno fastidio anche alla coltivazione. Quindi secondo me è meglio trovare un piccolo spazio dove adibire solo piante da frutto e lasciare la parte a orto libera. Tuttavia spesso succede che chi ha un orto mette una pianta qua, una pianta là e quindi poi magari se non viene gestita la chioma diventa enorme, diventa troppo ombrosa per il terreno e quindi diciamo si crea una situazione non ideale. Adesso qua vediamo che c'è una situazione non ideale perché questa pianta è in mezzo al terreno coltivato. Quindi allora noi quello a cui dobbiamo mirare è soprattutto quello di evitare che la pianta prenda troppo spazio. Allora, le operazioni da fare a verde ovviamente quali sono? Prima di tutto intervenire sulle cime, fare l'alleggerimento delle cime e andare a individuare un solo germoglio come cima e questo germoglio verrà lasciato chiaramente intero. Dopodiché altra cosa importante da fare è verificare l'angolo di inserzione delle branche sul tronco, quindi se questo angolo comincia a diventare abbastanza acuto, questo bisogna variarlo. Quindi alleggerimento della cima, rettifica dell'inclinazione delle branche, eliminazione dei succhioni, eliminazione eventualmente anche di polloni che possono nascere sul colletto della pianta e poi eventualmente anche qualche cimatura dei germogli. La cimatura fatta in questo periodo praticamente sviluppa dei brindilli che possono predisporsi verso la fruttificazione l'anno successivo. Bene, detto questo direi di vedere quali sono gli interventi da fare. Io partirei subito con la parte terminale della pianta. Quindi, tra l'altro è una pianta che non è stata impostata secondo nessuna forma, è una pianta libera, quindi dobbiamo cercare di strutturarla il meglio possibile. Ecco, quello che possiamo notare sulla cima è che praticamente qua ci sono diverse cime. Quindi allora di tutte queste cime cercheremo di lasciare una sola e toglieremo il resto. Quindi lascerò un ramo, un germoglio non troppo forte, dopodiché andrò a togliere i primi rami concorrenti con la cima. Poi andando verso il basso cercherò di diradare i rami troppo vicini, quindi questo è in più, lasceremo questi. Questo ramo vedete che ha tre cime, quindi ne lascerò solo una, la più debole. Ecco, bene, abbiamo alleggerito la cima. Quello che possiamo fare adesso è cercare di allargare questi angoli di inserzione. Bene, allora questo allargamento lo possiamo fare ricorrendo alla torsione, quindi torcerò il ramo per farlo stare più inclinato. Anche di qua vediamo che ci sono due cime su un ramo, ne lascerò solo una. Scendendo un po' verso il basso possiamo notare che questa branca laterale
ha un angolo di inserzione molto stretto. Ecco, questa branca in questa posizione chiaramente può prendere il sopravvento. Quindi quello che dobbiamo fare è riportare l'angolo all'inclinazione di circa 90 gradi. Possiamo utilizzare un divaricatore da mettere tra la branca così. Una volta allargato l'angolo, praticamente lasceremo una sola cima così. Poi le altre branche, che mi sembra che sono inserite abbastanza bene come angolo, anche qua dobbiamo cercare di lasciare una sola cima, e di queste lasceremo sempre una cima abbastanza debole. Vediamo anche qua che su questa qua alla in punta vediamo che abbiamo 1 2 3 4 cime. Di queste lasceremo quella più orientata verso il basso e i rami concorrenti devono essere tolti. Qualche ramo posizionato sul dorso va eliminato. Quindi questa branca, vedete che l'abbiamo alleggerita lasciando i rami deboli, che questi qua si trasformeranno in rami produttivi. Stesso criterio utilizzeremo per ogni branca, quindi elimineremo i rami concorrenti. Questo vedete che è un futuro succhione, quindi questo qua va tolto. Anche su questa lasceremo questa cima che è indirizzata verso l'orizzontale e tireremo via il resto. Questo è un ramo debole, quindi non è in concorrenza con la cima, quindi si può lasciare. Facendo il giro vediamo questa branca, anche qua praticamente cominceremo a eliminare i rami troppo vigorosi, eventualmente si possono cimare, perché abbiamo detto che la cimatura fatta in questo periodo quindi darà origine a dei brindilli che si predisporranno verso la fruttificazione. Lasceremo sempre una cima debole. Anche qua vedete abbiamo questa cima che è idonea perché è rivolta verso l'orizzontale, quindi taglieremo questi due. Idem faremo su questa. Ecco, procediamo su tutte le branche e lasceremo sempre una cima leggera. Anche su questa vedete abbiamo questo in verticale, la cima quella orizzontale, e lasceremo quella cima orizzontale. Qua ce ne sono due di cime, ne lasceremo solo una. Infine abbiamo quest'altra branca, vedete che l'unico ramo che non ha una posizione corretta è questo, quindi che nasce sul dorso, quindi questo sarà un futuro succhione, quindi è inutile aspettare l'inverno per toglierlo. Lo togliamo adesso. Bene, siamo arrivati alla conclusione dei nostri interventi. Praticamente abbiamo fatto l'alleggerimento della cima, abbiamo curvato qualche branca che era in posizione tendenzialmente verticale, abbiamo eseguito la torsione sui rami verso l'apice e siamo tornati indietro dove possibile, scegliendo una cima tendenzialmente orizzontale o rivolta verso il basso.
Quindi, come notate, abbiamo cercato di lasciare i rami più lunghi verso la base, man mano che si va verso l'alto la cima deve essere molto molto leggera. Ecco, quindi dobbiamo far assumere una sorta di forma piramidale alla pianta. Quindi, cari amici, con questi piccoli interventi io avrei terminato su questa pianta. Quindi vi saluto cordialmente tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!